Marco Fabbri del PD è stato eletto presidente della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo. Conosciamolo meglio. Buongiorno a tutti, sono Marco Fabbri, ho 37 anni e il 26 gennaio scorso sono stato eletto per la prima volta consigliere della Regione Emilia-Romagna. E da qualche settimana ho anche il piacere e l'onore di rivestire un ulteriore incarico, che è quello di presidente della Consulta degli Emiliano Romagnoli all'estero. Gli Emiliano Romagnoli all'estero rappresentano per noi una componente fondamentale della nostra società civile. La Consulta si è insediata ufficialmente qualche giorno fa, il 30 novembre scorso, è composta da 37 membri complessivamente. E oltre al presidente ci sono due vicepresidenti, la collega Valentina Stragliati e Marilina Bertoncini, che è l'altra vicepresidente, e Emiliano Romagnola, residente a Buenos Aires. E quindi ho detto che complessivamente sono 37 le realtà che sono presenti all'interno della Consulta, ma che sono supportate da una rete importantissima di associazioni in giro per tutto il mondo. Le associazioni complessivamente infatti sono 90 e si trovano ovunque, dall'Australia a Porto Rico, Uruguay, Venezuela, Sudafrica, Svezia, e quindi davvero una rete importante che sostiene la Consulta in quelle che saranno le politiche dei prossimi 5 anni legate proprio agli Emiliano Romagnoli che si trovano al momento lontani. Tratteremo due fenomeni importantissimi, che sono quelli della vecchia emigrazione ma anche quelli della nuova emigrazione. Li porteremo avanti di pari passo con un approccio che sicuramente dovrà essere resiliente ai cambiamenti. Il primo fra tutti è il Covid, che ha stravolto le nostre vite ma anche quelle dei nostri concittadini che sono così lontani, che hanno sofferto, che stanno soffrendo questa distanza, che sono spesso e volentieri bloccati anche a causa di questo lockdown che impedisce gli spostamenti anche aerei. Ed ecco perché stiamo lavorando intensamente da remoto, con l'auspicio poi di poterci vedere di persona quanto prima, ma con un'attenzione e con un approccio sicuramente rinnovato che questa pandemia ci impone, la cosiddetta resilienza. Quindi io auguro davvero un buon lavoro a tutti i consultori, ma anche a tutte le associazioni che ci supporteranno nei prossimi 5 anni.